Il tema dei nutraceutici ha oggi investito tutto il tema della medicina preventiva e l'ha investita in una maniera, direi, ad impatto molto forte, tant'è vero che sì, a livello di organismi regolatori europei, italiani, americani, sono nate organizzazioni e strutture col compito specifico di indicare che cosa è scientificamente riconoscibile, effettivo nell'utilizzo di queste componenti dell'alimentazione e che cosa invece rappresenta ancora qualcosa di non provato o peggio un mito nel senso di non solo non provato, ma provato che non ha efficacia se non effetti opposti. Tutto questo nasce dal fatto che vieppiù si è dato peso alla prevenzione. Dando peso alla prevenzione, le abitudini nutrizionali di singoli paesi, gruppi etnici, sono stati considerati alla luce dell'epidemiologia dei singoli paesi, gruppi etnici, eccetera, e si sono messe in relazioni abitudini alimentari particolari con effetti sulla salute. Per esempio, quello che nei paesi in cui si consumano meno grassi saturi in particolare, c'è una minor tendenza alle malattie cardiovascolari. E qui nasce il problema però, problema che parte dall'età pediatrica. Il problema è questo: noi non abbiamo a disposizione 90 anni per seguire fin dall'inizio, in una maniera scientificamente corretta, una popolazione che assume un determinato nutriente e vedere come va a finire. L'outcome lo chiamano gli inglesi. Scientificamente corretta cosa vuol dire? Che io decido sulla base della monetina, testa o croce, di fare il cosiddetto random e di assegnare un gruppo a un trattamento o a un intervento con un tipo di nutriente e un altro senza questo tipo di nutriente. Non avendo questo, noi dobbiamo basarci su alcuni marker biochimici o su alcuni marker antropometrici, tipo bambini che diventano più facilmente sovrappeso o obesi, cosa hanno assunto nelle prime età della vita. Oppure bambini che in età più grandicelli, in età adulta, hanno miglior successo, miglior performance neurocomportamentale, qual era la loro assunzione di ferro nei primi anni, se alta o bassa, e così via. Quindi, per basarci su delle misure che siano facilmente fruibili, usiamo dei surrogati. I surrogati possono essere i livelli di colesterolo, possono essere la risposta a certi test neurocomportamentali, a certi test elettrofisiologici, può essere la glicemia, può essere l'insulina, insomma tutto quello che è pertinente al fattore di rischio ma non alla malattia espressa. E qui quindi cominciano un po' le perplessità, i dubbi e il fatto che non siamo ancora in grado di fornire delle risposte definitive. L'esempio più chiaro in età pediatrica, e mi spiace dirlo perché forse non è così politicamente corretto, perché sono componenti assunte per bocca, come si dice, cioè nutrizionali, molto popolari oggi, ma su cui non siamo ancora in grado di definire esattamente gli effetti a medio e lungo termine, sono i probiotici. Cosiddetti, cioè i vecchi fermenti lattici, come si chiamavano. Noi sappiamo che assunti in quantità adeguate, certi ceppi batterici adeguati si possono associare a una diminuzione della durata delle gastroenteriti, per esempio. Quindi durata inferiore circa 24 ore. Uno potrà dire 24 ore che peso hanno? Hanno un peso nei rapporti costo-beneficio dei genitori che stanno a casa, eccetera. Poi sulla salute del bambino forse non c'è un effetto duraturo, però quello che noi non sappiamo ancora effettivamente, se come si vorrebbe e piacerebbe poter dire, sono in grado di modulare il rischio allergico, se sono in grado di modulare la risposta infiammatoria, e oggi come risposta infiammatoria intendiamo anche le malattie cardiovascolari che viaggiano sull'infiammazione. E anche la stessa deposizione del tessuto adiposo, perché sembra che a livello intestinale, la presenza o meno di determinati ceppi patogeni possa influire sull'utilizzo delle fonti di energia e modulare anche localmente quelle situazioni immunoallergologiche che poi determinano a loro volta gli stati pro-infiammatori più o meno elevati. Quindi non siamo ancora in grado di dire se l'assunzione corretta
e nel tempo giusto e corretto di queste componenti nutrizionali è in grado di dare effetti a medio e lungo termine comunque positivi. Insieme ai probiotici ci sono i prebiotici che favoriscono una flora più o meno patogena. Ci sono altre componenti nutrizionali che finora siamo stati abituati a considerare nel bambino dal punto di vista della prevenzione di una malattia che adesso acquistano un nuovo ruolo. Su tutti l'esempio è quello della vitamina D. Noi siamo abituati a pensare alla vitamina D e ci sono ancora dei colleghi, degli esimi studiosi che sostengono che la vitamina D dovrebbe essere assunta in quantitativi determinati, predefiniti, le famose 400 unità internazionali per l'allattato al seno nei primi 6 mesi di vita. D'altra parte ci sono anche delle prove sempre più convincenti dal punto di vista epidemiologico. State attenti che dal punto di vista epidemiologico non vuol dire che si provi un rapporto causa-effetto, vuol dire che c'è una coincidenza, un'associazione che poi è difficilissima da disentangle, come dicono gli inglesi, da togliere gli angoli, individuare uno a uno. Bene, secondo questi studi, dosi invece più elevate di vitamina D concorrerebbero a diminuire le reazioni allergiche, le reazioni autoimmuni, tipo lo sviluppo del diabete di tipo 1, che nella prima infanzia è una delle patologie più impegnative, e anche in successione prevenire le patologie cardiovascolari e i loro fattori di rischio, la pressione arteriosa elevata, il fegato grasso, sovrappeso, obesità. Per questi effetti si dice di arrivare fino a 2000, anche più, unità internazionali al giorno nel corso dell'età pediatrica e delle successive età. E qui possiamo concludere, sta il nocciolo attuale, che anche per i composti di cui siamo sicuri che ci sia un effetto, perlomeno nella prevenzione di alcune patologie, perché per la vitamina D si parla di prevenzione del rachitismo, il gap, il delta, la differenza tra la dose consigliata per queste patologie e quella ottimale per la prevenzione di altri tipi di patologie è maggiore della stessa dose minima consigliata, e non siamo in grado adesso di dire chi ne beneficerà. Per arrivare a questo sarà probabilmente necessario, come per tutti i nutrienti che si dice abbiano un effetto funzionale, arrivare a capire la predisposizione genetica, arrivare a individuare la costituzione genetica di un individuo, per cui consigliare poi una dieta e un'assunzione di questi composti personalizzata. Questo però oggi non è possibile, perché a livello delle autorità nazionali e internazionali, quando si consiglia l'assunzione di un nutriente, bisogna consigliare quelle dosi che vanno a coprire i fabbisogni del 90% della popolazione o più della popolazione, togliendo le code iniziali e finali, e che quindi comprende sia chi è più e meno geneticamente sensibile all'azione di quel composto.